Siamo nella dodicesima ed ultima sala del percorso espositivo, il cui nome è Play Homo Ludens. L'obiettivo di questo bellissimo spazio è ricostruire l'evoluzione del videogioco attraverso quattro decadi e ogni stanzetta rappresenta una di queste decadi. Qui siamo negli anni 80, in Giappone, e i visitatori potranno divertirsi e cimentarsi con tre dei cabinati più iconici dell'epoca. Abbiamo Pac-Man, siamo nel 1980, con una caratteristica molto particolare: avvicinandosi al cabinato le superfici laterali sono estremamente consunte, perché chi giocava con una mano impugnava il joystick, con l'altra invece teneva al cabinato. Poi abbiamo Space Invaders, che è il più antico, siamo nel 1978. Anche esso una particolarità tra le tante: giocando si noterà una differenza tra la serigrafia esterna del cabinato e i contenuti del gioco, perché gli artisti dell'epoca a cui veniva affidato il lavoro di serigrafia non conoscevano il gioco, quindi andavano un po' ad intuito. Ultimo, ma non per importanza, è ovviamente Street Fighter, che ci proietta negli anni 90. Siamo esattamente nel 1991 ed è un cabinato che ha avuto un enorme successo anche commerciale, al punto che le sala giochi anche in Italia dovevano spesso svuotarlo più volte al giorno, perché la gettoniera si riempiva continuamente. Infine, la sala si chiude idealmente non più con un cabinato, ma con un videogioco. E.T., licenza ufficiale dell'omonimo film, un titolo distribuito nell'82 dall'Atari, una grande società di produzione americana di videogiochi. Purtroppo non ebbe successo sperato e l'azienda, per nascondere il flop, dovette sotterrare in un deserto del New Mexico numerose copie invendute di queste cartucce, che poi solo recentemente sono state riscoperte, e qui ne troverete una, attraverso un vero e proprio scavo archeologico. Thank you.